78. Nel 78 ho gareggiato per la prima volta fuori dal Brasile in un campionato mondiale europeo. Guida allo stato puro, gara allo stato puro. Non c'era né politica né soldi di mezzo. Era competizione vera. Non pensavamo che il karting potesse diventare una carriera. Adesso, a essere sincero, la cosa sta assumendo proporzioni notevoli. E siamo un po' preoccupati, perché probabilmente finirà in Formula 1. Che Dio lo protegga da ogni pericolo, perché sono i pericoli della pista la mia paura più grande. Comunque sia, vorrei ringraziarlo, perché è un bravo figlio e quest'anno ha lavorato bene, onestamente. E questo per me è più importante di qualsiasi titolo. Pochi mi conoscono davvero. La gente non capisce quanto sia duro fare il pilota di macchine da corsa. Per vivere in Europa ho dovuto lasciarmi alle spalle, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, gli amici e la famiglia. E sono ancora giovane. Non faccio che combattere. Non ho mai avuto niente facilmente. È il momento. Ayrton è pronto a guidare una vettura di Formula 1. Credo che sia stato Dio a concedermi questa opportunità. E adesso mi sta anche aiutando a restare calmo, tranquillo, rilassato.